sacramenti, perché poi c'è una che riguarda l'Eucarestia, e sono molto simpatiche, semplici, scherzose. Qual è il messaggio che volevi trasmettere? Messaggio è nato da un bambino che una volta è venuto all'oratorio e mi disse: "Hai sentito quanto è bella questa canzone?" L'ho sentita, purtroppo c'erano delle parolacce dentro, no? Per cui avrei voluto cantarla con lui, però non era un grande esempio. Allora ho detto: "Dai, cosa dici se provo a cambiarla?" E ho provato a cambiarla e lui ha detto: "Oh, che bella, sai che non riesco più a cantare l'originale", mi ha detto. Allora da lì ho iniziato per scherzo, perché nel frattempo era successa un'altra cosa bella anche questa. A proposito di Genoa, io sono amico con alcuni giocatori del Genoa perché quando era ad Arenzano molti di loro abitavano ad Arenzano, quindi i bambini venivano a scuola ad Arenzano. Allora una volta diciamo, volli fare una cosa un po' strana, una canzone cantata da loro, dai giocatori del Genoa, e l'abbiamo fatta. Si chiama Replay, non ne ha, parla della vita, che è una, e diciamo sulla immagine di una partita di calcio. Bella, mirala un sogno, realizzala e una non perderla, Replay non ne ha. Non c'era ancora il VAR, se non avessi fatto anche qualcosa col VAR. Vabbè. E l'abbiamo cantata con tutti loro, bellissimo, sono venuti tutti in questo studio ad Arenzano a inciderla, c'erano i bambini con gli occhi così, va, bellissimo. E la portavamo in giro questa canzone. Però dopo quella non c'avevamo più niente da cantare, quindi ho iniziato a sfornare parodie o parodei, per fare almeno qualcosa che durasse mezz'ora. E da lì una dietro l'altra, poi qualcuno ha avuto un po' di rilevanza, infatti poi mi hanno chiamato alle Iene, abbiamo fatto insieme allo Stato Sociale, che avevamo candidato la loro canzone, con Rovazzi, per dire alcune cose, che poi hanno dato vita a uno spettacolo che io porto ancora in giro adesso, nelle parrocchie, proprio soprattutto per i bambini e i ragazzini del catechismo, perché attraverso appunto queste canzoni cambiate si parla, come dicevi tu, dei sacramenti, dei santi. Faccio esempio, uno spettacolo è tutto sui santi con canzoni cambiate, no? Cioè, quindi non so, per esempio, vediamo un po' chi indovina questa. Dobbiamo farci santi, santi. Che canzone è? So, wow. Poi vediamo un po' qualcos'altro. Questa non parla dei santi, ma vediamo se indovinate. Perché ho incontrato Dio, mi salvo Dio, l'amico mio peccato. Pregando, bailando.